Amici di Onda Libera, siamo nella sede ANPI Ledantinore di Fano insieme al presidente dell'ANPI stesso, Paolo Pagnoni. Si è appena concluso un incontro con il dottor Ingroia dal tema applichiamo la Costituzione e salviamo i diritti. È stato un grande intervento, molto partecipato, tanta gente, tante domande. Il dottor Ingroia è stato chiarissimo nella sua esposizione. Cosa ci puoi dire? Beh, intanto sapevamo che invitando una personalità come Antonio Ingroia avremmo sicuramente avuto un riscontro di pubblico, di persone che sono venute, di cittadini che sono convinti che la difesa della Costituzione sia indispensabile, soprattutto oggi. Che l'articolo 138, quello che regola la Costituzione stessa, è minacciato da tentativi di manomissione da una sorta di saggi così definiti che dovrebbero, per conto di tutti gli italiani, rivedere praticamente la Costituzione stessa. E questo naturalmente non può essere accettato, per cui dovere dell'ANPI, da sempre partigiani della Costituzione, essere attorno alla Costituzione e impedire che questa in qualche modo possa essere distrutta. Dal dibattito è venuto fuori che si stanno organizzando manifestazioni a difesa dell'articolo 138 e della Costituzione in genere, quindi il dottor Ingroia ha spiegato che l'articolo 138 è il grimaldello da utilizzare per entrare e poi poter far man bassa di tutti i principi fondamentali della Costituzione. Sì, assolutamente così, e quindi ripeto, bisogna che noi ci attiviamo per stare assolutamente accorti che questo non debba succedere. Come ANPI provinciale abbiamo istituito, ho promosso un incontro che si terrà il 25 ottobre con i cittadini e con i parlamentari della nostra provincia che sono stati eletti sul nostro territorio, proprio per chiedere a loro che si attivino per votare che questa articolo 138 non venga assolutamente modificato. Grazie, amici di Onda Libera, un saluto.